I flussi aumentano. Noi alle 13 di oggi abbiamo registrato circa 27.000 transiti in frontiera dall'inizio della crisi internazionale. Occorre reperire nuove strutture. Procede spedita la macchina organizzativa della regione per far fronte agli arrivi dei profughi ucraini in fuga dalla guerra, ma i flussi sono in aumento e bisogna potenziare il sistema di accoglienza, gestione e collocamento delle famiglie in arrivo, per lo più composte da donne e bambini, come spiegato dal prefetto di Trieste Annunziato Vardè in visita alla redazione di Telequattro. Ci avviciniamo alle 2.000 presenze in tutta la regione, d'accordo con tutti i prefetti. Noi chiederemo al commissario delegato, al presidente della regione, di attivare quella possibilità, quell'opportunità che è prevista da un'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, di utilizzare in via sussidiaria e provvisoria le strutture alberghiere per l'ospitalità. Solo a Trieste noi abbiamo su 300 99, quindi quasi 400 presenti nella provincia di Trieste, 142 sono ospitati nei CAS. Già il presidente della regione Fedriga aveva chiesto al governo il supporto dell'esercito con l'invio di più uomini per snellire le procedure di controllo e accoglienza. Io ritengo che il supporto dell'esercito, soprattutto per quanto riguarda il profilo sanitario, sia importante. Ben venga una forma di collaborazione da parte del commissario Figliuolo. Proprio dal punto di vista sanitario, a chi arriva e si ferma in regione vengono fatti i tamponi anti-Covid. Non si sono evidenziati molti casi di positività. La regola che entro 48 ore occorre effettuare un tampone viene rispettata. Si sta allestendo un hub proprio per migliorare i servizi sanitari. Dovremo organizzarci anche per i vaccini e l'offerta dei vaccini, e quindi sotto questo profilo io posso testimoniare che c'è una grande attenzione degli organi competenti